Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sulla audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Per questa nuova serie di lezioni riguardanti Studio One 4 iniziamo proprio dalle nuove features introdotte. La prima, molto interessante, derivata dalla tecnologia utilizzata anche in altre DAW, viene qui chiamata Ripple Edit, ossia la possibilità di spostare intere sezioni dell'arrangiamento in posizioni diverse senza perdere la stesura dell'arrangiamento stesso. Ma vediamo come funziona. Ho importato una base su cui poi ho fatto dei tagli dividendo appunto e marcando anche nella marker track le varie posizioni di arrangiamento, per cui intro, verse 1, verse 2, pre, chorus, eccetera eccetera. In questo modo normalmente quando noi spostiamo una di queste sezioni sull'altra abbiamo una sovrapposizione. Grazie all'utilizzo del sistema di Ripple Edit che vediamo qui in alto, possiamo spostarle facendo shifting oppure copiarla per allungare la sezione. In questo caso ho raddoppiato l'intro. Potrei anche spostare o raddoppiare le altre sezioni in maniera autonoma oppure semplicemente eliminarle ed avere comunque l'arrangiamento che prosegue tranquillamente la sua corsa. Con questo sistema è quindi possibile lavorare in fase di arrangiamento per decidere la stesura del brano, oppure nelle situazioni di remix in cui alcune parti potrebbero essere di troppo e vanno cancellate senza però perdere di vista la nuova stesura. Spero che questa lezione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!